Bentornati ragazzi sul Cavaliere dello Zodiaco, sono Dear Soul e siamo giunti all'episodio 2-3 di Lande Nevate. Come vedete avremo oggi lo scontro tra Sirio e Luxor nella serie di Asgard, dopo che abbiamo sconfitto Thor. Quindi andiamo subito a vedere come prosegue la storia. Il Pegaso e i suoi compagni si sono in cerca dei 7 zaffiri d'oro per liberare Hilda dall'anello del Nibelungo, avanzando ognuno per conto proprio nelle gelide terre di Asgard. I cavalieri sono divisi per fare prima. Ecco Sirio, respinse un branco di lupi feroci, ma questo attacco a sorpresa era solo il preludio di un nuovo duello contro un cavaliere divino. Cavaliere di Atena, come osi battere i miei fedeli lupi? Abbattere i miei fedeli lupi? È stato così ad iniziare le bestie contro di me? Sei un cavaliere divino, dovrebbe possedere uno zaffiro d'Odino. Io sono Luxor, lupo divoratore di uomini del nord. Guardate che bella ragazzi, bella l'armatura. Io sono Sirio, il cavaliere del dragone. Non passeranno dei semplici lupi a fermarmi. Stesso sto valutando il dragone Luxor, ma non ti considero neppure come un avversario. Non sei degno della benché minima considerazione. Questo ragazzi è molto, molto incoraggiante. Cosa? Sono cresciuto con i miei dorati lupi in queste terre fatte di ghiaccio e sofferenza. Pagherai per il trattamento che hai riservato loro. Quindi vuole vendicare i suoi amici lupi. Ecco qua ragazzi, allora rigenerazione Cosmo più 10% c'ha lui. Finisci con un attacco impetuoso. Ok ragazzi, eccoci al match. Andiamo subito via, schiviamo subito. Mi ha già colpito però. Schiviamo. È subito calcio del dragone ragazzi, guardate qui. Andiamo subito col pugno del dragone preso in pieno. E schiviamo. Grande Sirio, ecco qua ancora. Colpo del dragone ottenuto. Ancora. Vediamo qua ora se ci riusciamo. Sì, ancora ragazzi, lo stiamo subito distruggendo. Attacco impetuoso voleva. E attacco impetuoso avrai, eccolo qua. Oh, me l'ha schivato tutti e due ragazzi. Ecco qua ancora, l'ha schivato. Mi ha colpito ragazzi, molto. Non vuole veramente morire. Attenzione qua, sta provando di tutto pur di battermi. Allora ragazzi qua ci vuole subito il colpo del drago. Oh, l'ha schivato anche quello. Ragazzi, battere ora è diventato praticamente impossibile. Mamma mia ragazzi, mi ha quasi recuperato. E allora subito colpo del dragone. No, no ragazzi, scontro l'ultimo sangue. Ecco qua, vediamo se ci riesco. Sì, di pochissimo ragazzi si è ripreso all'improvviso ed è diventato difficilissimo da battere. Dopo un inizio facile è diventato improvvisamente molto molto forte. Il grado ovviamente di... Però ragazzi, credetemi, è cambiato all'improvviso il personaggio. Ok, vediamo come prosegue. Il costo di morire tentandoci Luxor, ti prometto che quello zaffiro di Odino sarà mio. Zaffiro di Odino, la gemma che mi protegge? Sì, dobbiamo tenere tutti e 7 i zaffiri di Odino per salvare Hilda dalla malvagia che si è impossessata di lei. Non c'è altro modo. E Hilda malvagia, che su di te è questa? Ovviamente loro non ci credono. Non capisci, se Hilda non tornerà in sé, nessuno potrà impedire la sciagura che si abbatterà su tutti noi. Devi credermi, Luxor. Ovviamente non verrà creduto. Dovrei chiedere un umano già mai. Quindi ragazzi, prepariamoci al secondo scontro. E lui affligge solo nei suoi lupi. Luxor, la vera felicità nasce nella fiducia reciproca. Perché il tuo cuore si è così indurito? Sempre molto profondi, i cavalieri di bronzo. Ancora ci racconta la sua storia. Per 36 anni viaggiava nei boschi quando un osso attaccò all'improvviso. Amici e famiglia che con noi fuggirono il primo segnale di pericolo. Ma i miei genitori morirono per proteggermi. Perciò la sorella della nobile cassata dei Luxor finì tragicamente in un bagno di sangue. Tutti quei vassalli che per tanto tempo avevano vissuto sparirono in breve tempo senza lasciare traccia.
io fui salvato dagli incestri denti del figlio del lupo che adorna lo stemma del Luxor. I suoi lupi l'hanno salvato, praticamente. Lupi capeggiati da King, tanto temuti dagli umani, mi accettano tra loro quando i miei simili scelsero invece di abbandonarmi. Dunque, anche tu sei un orfano. A differenza di te, però, io non ho mai perso la fiducia nel prossimo dei miei compagni. E dimmi che non ti fidi neppure di Hilda? Sciocco, Hilda è una dea. La nostra dea è bastato un singolo tocco per domare King. Ah, sono stufo di sprecare il fiato con te, muori. Quindi, attacco. Ok, ragazzi, eccoci nella seconda sfida. Ha sempre rigenerazione cosmo del 10% e sempre finisce con attacco impetuoso, quindi non è cambiato nulla rispetto alla prima sfida. Vediamo come va questo secondo duello. Eccoci, ragazzi, nel secondo scontro. Devo fare attenzione subito, parte lui l'attacco, infatti mi ha colpito. Qua mi ha schivato, però. Qua però mi ha attaccato subito molto, molto bene. Ecco qui. Qua ancora, che è un altro attacco, ragazzi, è molto aggressivo, degno di tutti i suoi lupi. Ma noi ora lo proviamo ad attaccare. È lunga da fare. Ancora qua. Faccia provato, ma nulla da fare. Devo far ricaricare un bel po' a Sirio. Qua riesco ad attaccarlo. Poi para bene, però. Grande attacco qui. Qua, grande colpo del drago nascente. Attenzione qua, allontaniamoci perché non vorrei che facesse qualche scherzo. E infatti, eccolo qua. Qua ha sbagliato il tempo e quindi lo colpisco con il colpo del drago. Ancora, colpo del drago. E questa volta però l'ha parata. Qua, colpo segreto del drago, vediamo. No, nulla da fare. Ragazzi, neanche in questo caso sono riuscito a dare il colpo segreto del drago. È molto veloce e molto forte. Sto avendo abbastanza difficoltà. Ecco qua però, colpito. Ancora, colpo impetuoso, vediamo qui. Se è questo il colpo impetuoso, anche se comunque non l'ha ucciso, quindi non l'ha battuto, cioè non ucciso, quindi. Ragazzi, si sta arrabbiando e ora sta scatenando tutta la sua potenza. Vediamo qui se riesco a colpirlo. KO. Ce l'ho fatta, ragazzi. Non me ne frega nulla del colpo impetuoso, ma dovevo batterlo perché è veramente forte e aggressivo. Stavolta ho avuto il grado C, però non ho fatto la sfida. Vedete, non ho finito con un attacco impetuoso. Ag, impossibile. Che non ci credo di essere stato battuto. King. Ecco qua, sconfitto. Luxor, la prossima volta che tornerai in vita, quindi è morto, mi auguro che riuscirai ad apprezzare la vicinanza di amici familiari e dell'umanità. Ok, ragazzi, allora, abbiamo battuto Luxor, quindi abbiamo ottenuto il secondo zaffiro di Odino, e con questo si conclude questo episodio. Nel prossimo episodio invece affronteremo Artax con Crystal, quindi il terzo cavaliere. Ok, ragazzi, spero come sempre che la serie vi stia piacendo. Il gioco è veramente bellissimo, è molto interessante. Io poi queste storie, come presumo molti di voi, non le conosco perché non le ho mai viste, quindi le stiamo scoprendo insieme in questo walkthrough molto molto bello e affascinante. Come sempre vi invito a lasciare like, commentare, condividere. Mi raccomando, ragazzi, se non vi siete ancora iscritti al canale, fatelo. Invitate anche i vostri amici. Qui da Angelo Nero 83 è tutto, ci vediamo al prossimo video con i Cavalieri dello Zodiaco Soldier Souls. Bella!